da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrette, Mercogliano, Avellino. Il fenomeno che più ci debba preoccupare è quello delle violenze delle quali non si parla e che non vengono portate in evidenza. Ultimamente, insomma, anche è capitato bambini uccisi dai genitori in più occasioni, quindi è questo che ci deve spaventare di più. Il ruolo dell'ospedale può essere fondamentale per riconoscere i segni delle violenze e per segnalarli alla procura? E certo, perché diciamo, l'accesso in ospedale è il primo momento in cui si presenta al medico una situazione che in quel momento va fotografata perché non si ripresenterà più, e quindi è molto importante un referto approfondito, una visita approfondita che poi si consacri in un referto molto approfondito che descriva proprio la situazione del minore nel momento in cui viene portato in ospedale. C'è un'infanzia che vive in condizioni veramente drammatiche in alcuni contesti. Il mio è un osservatorio non regionale, ma quasi, nel senso la Campania solo esclusa la provincia di Salerno. Ovviamente a seconda dei territori le situazioni sono diverse, però si presentano in modo diverso però lo stesso fenomeno del maltrattamento. Dire che l'Avellinese rispetto al resto della Campania sembra sempre un'oasi felice, però ultimamente vengono portate alla mia attenzione moltissime denunce per violenze familiari, violenze contro le donne e quindi anche violenze contro i minori, quantomeno nella forma della violenza assistita.